Nel maggio 2010 la Commissione europea ha definito l'agenda digitale europea che nel quadro della strategia Europa 2020 individua gli obiettivi da raggiungere per lo sviluppo dell'economia e della società digitale. Anche l'Italia ha redatto una propria strategia definendo delle priorità, come si raggiungono, quali sono le azioni e come si misurano i risultati sulla base di indicatori definiti nell'ambito della stessa agenda digitale europea. Ne abbiamo parlato con Marco Bani, responsabile della segreteria tecnica dell'AGIT, Agenzia per l'Italia Digitale. Cos'è la strategia per la crescita digitale 2014-2020 e come è stata elaborata? Il documento della strategia per la crescita digitale è stato votato a marzo 2015 e fissa le azioni e gli obiettivi e le priorità che il governo vuole affrontare per quanto riguarda la propria strategia digitale. Nasce ovviamente in un contesto europeo, a seguito dell'agenda digitale europea che è uscita nel 2010 e che al tempo fissava gli obiettivi del decennio successivo, e in qualche modo è stato un lavoro corale che ha portato poi a questo, che è un po', se l'abbiamo rilegato, l'abbiamo stampato, ovviamente c'è anche la versione PDF, e che vi può dare un overview, una panoramica di quelli che sono sia dal punto di vista di dati, quindi anche in quel contesto italiano, come si pone di fronte all'Europa, quali sono i ritardi, perché ovviamente ci sono e non bisogna edulcorarli, ma anche quali sono le prospettive e quali sono le azioni che stiamo cercando di intraprendere come governo e quindi come tutti gli attori che ne fanno parte, per arrivare poi a un obiettivo comune nel 2020, che è un po' il termine ultimo della strategia. Potete vedere quindi come abbiamo diviso il documento nel contesto, nell'organizzazione, e poi quali sono le azioni. Veramente un documento snello che davvero può far comprendere su quali direttive, su quali percorsi, su quali sentieri ci stiamo incamminando per riuscire davvero a recuperare il ritardo che abbiamo e invece anche per fare eccellere quelle risorse che invece ci danno lustro e in qualche modo possono darci una mano nel cammino verso una propria consapevolezza digitale. Quali sono gli obiettivi della strategia di crescita digitale? Non sono veramente degli obiettivi tecnici, tecnologici, ma sono gli obiettivi di semplificazione, obiettivi di efficientamento, di miglioramento dei processi, che non riguardano ovviamente solo la pubblica amministrazione, ma la società intera. Perché ovviamente poi come si calcolano questi benefici? Il nostro obiettivo è quello di far sì che i cittadini sentano questo miglioramento nel proprio rapporto con la pubblica amministrazione e possano utilizzare infrastrutture e le altre azioni che stiamo mettendo in campo per un migliore dialogo, quindi non solo con la pubblica amministrazione, ma anche tra il mercato e comunque tutto il rapporto della vita quotidiana che il cittadino ha con i diversi attori. Quindi gli obiettivi sono quelli di paese che in qualche modo possono dare uno stimolo a tutte le altre azioni, quindi anche digitale come abilitatore, che stanno venendo portate avanti dagli altri ministeri, come il Piano Nazionale Scuola Digitale, come anche il Piano del Bando Ultralarga, che è l'altro stata strategia che è stata votata insieme al documento di crescita. Quindi se da una parte abbiamo le infrastrutture, con la strategia per la crescita digitale abbiamo le infrastrutture immateriali, diciamo, quali sono le piattaforme abilitanti che in qualche modo dovranno, come dice il nome, abilitare il cittadino e le imprese a un migliore rapporto con la pubblica amministrazione. Qual è lo stato di attuazione della strategia di crescita digitale? Siamo avanti su molte cose, su altre siamo indietro, magari abbiamo fatto anche altre, ma finalmente abbiamo da giugno 2017 quello che viene chiamato il piano triennale per l'informatica pubblica della pubblica amministrazione, scusate il gioco di parole, però è proprio un piano triennale che da 2017 al 2020, quindi quando poi valuteremo, verificheremo l'impatto della strategia di crescita digitale, dà anche qui tempi e azioni concrete a quelli che sono stati gli obiettivi definiti dal documento di crescita digitale. Faccio qualche esempio, SPID, quando abbiamo scritto insieme anche agli altri attori il documento, non c'era ancora,
Adesso, dopo il lancio, siamo a più di 2 milioni di cittadini che hanno SPID, con più di 5.000 amministrazioni che hanno almeno un servizio che si può accedere tramite SPID. Pagamenti elettronici, anche qui quando avevamo fatto il documento era ancora su carta, ora abbiamo l'infrastruttura, abbiamo la possibilità di utilizzare un unico sistema per far pagare la pubblica amministrazione e quindi i cittadini che pagano la pubblica amministrazione. Prima non si poteva oppure erano pochi, adesso abbiamo più di 20.000 amministrazioni che aderiscono e si tratta ora di portare quindi all'implementazione tecnica pratica questa possibilità. Poi un altro, guardo un po' l'indice, abbiamo le misure minime di sicurezza in questo mondo sempre più dove la cyber security è sempre più importante, ci vuole una maggiore consapevolezza e quindi anche qui stiamo cercando di supportare le pubbliche amministrazioni per un migliore utilizzo, una migliore consapevolezza dei danni che può fare una carenza di attenzione verso questo tema. Abbiamo il discorso dell'NPR che finalmente ha anche grazie al team per la trasformazione digitale, che anche questo non c'era al momento della scrittura, dando una grossa mano nell'efficientare anche i processi di adesione all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente e quindi avere finalmente una sola anagrafe invece di 8.000 quante sono oggi. Poi invece da marzo 2015 c'è stato anche lo switch off della fatturazione, diciamo, analogica, adesso tutte le fatture che tra amministrazioni e tra private amministrazione e pubblica amministrazione sono solamente digitali. Questo ovviamente quindi abbiamo ora il 100% di fatture che sono elettroniche. Stiamo andando avanti, si tratta veramente ora di portare avanti un piano molto serrato per portare a bordo le varie amministrazioni che magari sono rimaste indietro. Quello che ci fa piacere vedere come Agenzia per l'Italia Digitale, ma anche ovviamente credo come Presidenza del Consiglio, che comunque siamo rimasti fermi e saldi a degli obiettivi che erano scritti su un documento di carta, quindi erano una volontà, una teoria, e invece vediamo che si stanno dispiegando. Ci stiamo riuscendo ovviamente grazie anche tutte le pubbliche amministrazioni e anche al desiderio dei cittadini di avere servizi sempre più efficienti, semplici e comodi da usare.